Ecuador contro Messico, 4-0 per l'Ecuador. Andiamo a intervistare l'Ecuador. Da Bundo. Primo tempo 4-0, vantaggio 4 reti. Sì, ci stiamo pian piano riprendendo dalle due brutte batoste che abbiamo avuto in passato. E adesso ci stiamo un po' organizzando, facendo correre un po' più il pallone anziché correre a vuoto. Speriamo che questa volta, dopo il 4-0 della scorsa partita, vada bene a fine partita. Esulteremo noi. E secondo tempo, quale sarà lo schema? Attaccare oppure comunque difendere e partire in contropiede? Noi siamo una squadra votata all'attacco, dobbiamo sempre attaccare. Non ci accontentiamo dei 4 gol. Okay. Vogliamo sempre migliorare in fase di mantenimento palla, di possesso palla e segnare più gol possibile. Ok, in bocca al lupo per il secondo tempo. Grazie. Andiamo dal Messico. Questo 4-0, cos'è che non sta funzionando? Siamo partiti molto male, forse. Dici, parla. Sac. Non vogliamo dare. Vabbè, ci vediamo nel secondo tempo per l'intervista. Fine partita tra Ecuador contro Messico, finita 7-5 per l'Ecuador. Andiamo prima dal migliore dei suoi, Angelo Daria. Angelo, cosa non ha funzionato oggi? Abbiamo avuto una difesa un po' molle, anche perché per andare in offensiva il nostro difensore doveva salire e ci trovavamo con una persona sola in difesa e ci hanno sorpreso parecchie volte. E quindi abbiamo provato a rimontare all'ultimo, abbiamo provato a giocare meglio, ma non è andata come volevamo. Quindi diciamo in fase offensiva non ha funzionato oggi? No, la fase offensiva era abbastanza molle, più molle del solito, perché abbiamo indugiato troppo sul tiro e non siamo stati molto freddi. Va bene, in bocca al lupo per proseguimento. Noi andiamo da Verde, grandissima partita di Verde, autore di 2 gol, giusto? Tre gol. Allora com'è andata questa partita? Abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto girare bene palla, abbiamo subito fatto 2 gol, subito abbiamo messo la partita. Infatti il primo tempo è finito 4-0 per voi, ricordiamolo. Sì, abbiamo messo una ipoteca sulla partita. Ora quanti punti state? 3 punti. 3 punti, questi sono i primi 3 punti. Vabbè, c'è tutto il girone di ritorno, e quindi a cosa puntate? A vincere. Giustamente a vincere. A chi dedichiamo questi 3 gol e questa vittoria importantissima? Alla mia squadra. Alla tua squadra, ok. In bocca al lupo e proseguimento del torneo. Ci vediamo alla prossima partita.